Sì, direi che prima cosa che ho cercato di condividere con la squadra è la capacità di approcciarsi a questa partita in cui vogliamo avere, senza pensare all'avversario, forza mentale. Forza mentale perché dobbiamo fare una partita non solo tecnica, dobbiamo fare una partita di contenuti, di valori che devono rispecchiare la crescita che stiamo avendo quotidianamente. La seconda cosa che abbiamo cercato di condividere, su cui lavorare, è di dare ancora più forza al sistema, e cerco di spiegare. Credo che quando una squadra si trova in difficoltà, e probabilmente noi ci troveremo in difficoltà, non bisogna cercare cose straordinarie, bisogna cercare di far meglio il sistema. Quindi cercare di concentrarsi quando sei sotto massima pressione, perché gli avversari ti possono mettere in quella condizione di sviluppare meglio il sistema. Che vuol dire? Vuol dire rubare un canestro in contropiede, fare meglio un blocco, cercare il passaggio nuovo smarcato, non cercare un tiro da 25 metri, ma cercare la soluzione migliore dentro al sistema. Poi abbiamo differenti doti rispetto a Venezia, è evidente, poi ne parleremo. Ma quelle che ci rappresentano, quelle che sono nostre, e una di queste per esempio è l'energia, la dobbiamo portare in mezzo al campo. Cioè non c'è, io dico, quello che appartiene al corpo umano di ogni persona, nessuno te lo può togliere, quindi energia per noi è un discorso fondamentale, insieme alla capacità di usare la testa nei vari momenti della partita. Per quello che riguarda la difesa, siccome ci sono 2000 file quando pensiamo a Venezia, allora per non farci venire mal di testa abbiamo cercato di semplificare tutto e di lavorare dentro le certezze che abbiamo nel nostro sistema difensivo, e qui ricorre sempre la parola sistema, e questo vale anche per l'attacco, magari adeguandolo alle caratteristiche e alle tattiche difensive di cui Venezia dispone. Parliamo di una grande società, parliamo di una grande squadra. Due scudetti negli ultimi 3 anni, Eurocup finalista nell'ultima Supercoppa. Parliamo di una squadra di talento, fisica lunga, la battuta, ci vorrebbero due pullman per metterceli tutti. Un bravissimo, un grandissimo allenatore, quindi ci approcciamo contro una grande, però quello che è l'opportunità e le motivazioni devono essere sempre le stesse. Ci approcciamo alla partita con la stessa voglia di sfruttare le opportunità e di avere motivazioni superiori.